Buongiorno, mini videovlog fatto col cellulare, perché non serve avere una macchina fotografica secondo me. Vedete, sono vestita tutta elegante perché oggi si va, a parte le occhiaie stra iper mega evidenti, ho ancora sonno, oggi si va a vedere il Fontego dei tedeschi, cioè è un commerciale stra iper mega di lusso del gruppo Louis Vuitton che ha aperto a Venezia il Fondaco dei tedeschi. E perché non andare a vederlo visto che ci sono tanti marchi di make-up interessanti, coreani, giapponesi, americani, che non si trovano tanto facilmente? Ecco, allora andiamo a vederlo. Sarà bello perché comunque io me lo ricordo che era in sfascio quando era in gestione delle Poste, perché era tutto proprio lasciato a sé. Adesso voglio vedere come l'hanno sistemato. E sì, adesso c'è una macchina che sta passando, io mi vergogno da morire. E che dire? Poi dopo c'è l'ultimo piano, una specie di terrazza dove si possono fare le foto dall'alto, da Venezia. L'unico punto per ora era il campanile di San Marco. Adesso c'è anche questo centro commerciale. Volevo anche farmi la piastra, ma come avete visto dalla prima parte del video c'è un nebbione assurdo e quindi meglio così che mi sia tenuta la mia chioma riccia proprio leonina, ok? Speriamo ci facciano entrare. Se vi state domandando cosa sto indossando sulle labbra, inizierò a ottobre a utilizzare i rossetti Dior e due lucida labbra di Tony Moly. Questo è l'897 Mysterious Matte, uno dei nuovi rossetti della Dior opachi. Questa mattinata passata al Fontaco dei Tedeschi, ho fatto una brevissima ripresa all'interno, non me la sono sentita di riprendere interamente il negozio. Vi posso dire che ci sono commesse valide e commesse non tanto valide. La mia amica si è truccata da Lancôme, gratuitamente c'era il make-up artist di L'Oréal.
Mi sono trovata bene da Lancôme, tutto sommato, zero campioncini, a meno che proprio non bisognava fare un acquisto esagerato, ma non ne valeva la pena. Tipo una mia amica, che fatalità ho trovato, che lavora là, che lavora da Guerlain, ha detto che dava dei campioncini solo con l'acquisto di un marchio da 600 euro, quindi anche no. Sono rimasta particolarmente male dal fatto che non... Sì, tanto c'è il treno che va avanti. Questo è il treno che mi portava a casa quando andavo a lavorare a Pordenone. Stavo dicendo che sono rimasta particolarmente male per il fatto che non ci sono tanti marchi che invece nel sito internet sono indicati, ma ci sono solo i marchi classici tipo Guerlain, Saint Laurent, Urban Decay, tutte queste menate qua, e non ci sono marchi un po' più interessanti tipo Laneige, tipo altri marchi americani. Di americano c'è solo Kiehl's, che comunque a Venezia c'è già un punto vendita e c'è anche un corner all'interno della Queen. Veramente sono rimasta molto 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 male, anche perché se tenete quei marchi e lo scrivete anche nel sito internet, io mi immagino di trovarli. Probabilmente scriverò una mail. C'è la possibilità di farsi la tessera. Diciamo che come nota positiva è stato bello rivedere il fondaco dei tedeschi all'interno restaurato. E bravissimo, yuhu, bravo che urli, evviva i pirla che ci sono qua in Veneto. E adesso invece io mi trovo praticamente alla fermata della stazione Mesto Ospedale, perché la scorsa volta è iniziata la Makeup School con Smashbox. Ovviamente io l'ho saltata perché ho cannato l'orario, e visto che la si fa dalle 4 alle 5, sono quasi le 3 e mezza, sono praticamente vicino alla porta dove di fianco c'è la gardenia, e mi farò la mia ora dedicata. Visto che ci sono nuovi prodotti disponibili, non vedo l'ora di provarli. Mi sembra di ricordare che questo sabato facciano la base opaca perfetta. Vabbè, vedremo se riesco a riprendere, volentieri riprendo, altrimenti vi faccio vedere. Tanto il rossetto di Orsen è andato via completamente, il trucco occhi no, per fortuna. Il rossetto è andato via, sono andata a mangiare all'Old Wild West. Probabilmente non dura niente, però va bene, non importa. Andiamo a farci questa seduta della Makeup School. Vado in una parte molto isolata per non stare in mezzo a gente che fa casino, soprattutto perché ci sono giovani che fanno casino. Questo è il risultato della Makeup School, proprio il sole sparafrasciato. Ecco, forse così si vede. Mi piace troppissimo questo rossetto, è un opaco. Praticamente ci ha fatto il trucco completamente opaco. Basta solo incipriare, sinceramente. Però non mi dispiace. Poi dopo comunque la commessa mi ha detto: ti mancano 2 euro per essere una gold. E allora cosa ho fatto? Ho preso ovviamente un prodotto. Ovviamente con i 9 euro scalati, ciao macchina! Con i 9 euro scalati del costo della seduta. Ovviamente se siete gold, le lezioni della Makeup School sono gratuite, perciò sono stata molto 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 contenta di sapere che alla fine mi mancavano solo 2 euro. Poi alla fine questo è il risultato finale. Mi segna leggermente, però non importa. Il rossetto mi piace veramente tanto. Quando ho visto questo viola, ciaone! A parte che proprio volevo un colore pazzo. La commessa mi fa: potresti utilizzare il blu scuro di Dior, ma te lo devo passare sotto banco perché ovviamente per le lezioni della Smashbox bisogna utilizzare solo ed esclusivamente i prodotti di Smashbox, perché la Makeup School è sponsorizzata o comunque sponsorizza i prodotti Smashbox. La prossima volta utilizzerò il rossetto blu, mi farò un selfie perché non farò la ripresa e probabilmente la metterò in Instagram. Se volete sapere il nome del mio profilo Instagram, vi lascio qui sotto, qui il link, come anche il link del canale di YouTube, perché ovviamente questo video andrà su Dailymotion. Dailymotion lo utilizzo solo per pubblicare video, vlog vecchi, vlog
vlog nuovi come questi, scusate il casino, e tra poco anche vi saluterò perché sinceramente non andrò a camminare in giro con questa asticella in mano perché sto registrando col cellulare. Per il resto il video è molto inutile perché è solamente chiacchiericcio, solamente per farvi vedere un po' come ero truccata. Sinceramente mi piace di più il trucco di oggi, anche perché mi piacciono proprio tanto tanto le ciglia. Mamma mia, bellissimo. E sono praticamente dietro allo Shan. Molto interessante come posto, molto indicativo del territorio, dietro a un centro commerciale che è praticamente di fianco a casa mia. So, adesso me la farò a piedi per tornare a casa. Stasera che dovevo andare a mangiare fuori, non andrò a mangiare fuori perché sono appiedata, perché il mio povero ragazzo si è cuccato di influenza, cioè raffreddore, il naso che gli cola. Anche a me sinceramente cola, e oggi pomeriggio ero piena di raffreddore. Ma sapete che io ho sempre raffreddore, perciò non faccio test. Con questo, ciao che mi guardate che sto registrando, vi saluto anche io e spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Un bacione mattissimo, scurissimo, violissimo, Violet Riot si chiama, e ci vediamo alla prossima. Ciao, ingresso merci, ok, sono una merce, bella.